Il video contiene spoiler riguardo la prima stagione della serie TV di Fallout. Ci sono delle importanti novità riguardo alla serie TV di Fallout. Ora, infatti, forse abbiamo una prova che ci attesta a quando è esplosa la capitale della RNC, Shady Sands. Ho detto forse perché in realtà c'è ancora un margine di dubbio, ma ci arrivo con calma, datemi un attimo. Fatemi partire dall'inizio, e devo farlo presentandovi un sito web chiamato TV Writing. Questo sito internet no profit si occupa di raccogliere e pubblicare sceneggiature di programmi televisivi americani a scopo didattico. Per esempio, è possibile trovare le sceneggiature di alcune serie televisive molto famose, come Lost, Better Call Saul, The Walking Dead o Xena, la principessa guerriera. Ok. Comunque, non siamo qui per parlare di Xena. Siamo qui perché il 17 agosto su TV Writing è apparso il copione del primo episodio della prima stagione di Fallout. Voglio essere onesto con voi, non ho scoperto la cosa lì sul momento, ma abbastanza di recente. In ogni caso, ho comunque voluto aspettare un po' di tempo per attendere eventuali smentite sull'autenticità del documento. Smentite che, al giorno d'oggi, 2 mesi dopo la pubblicazione, non sono ancora arrivate. La sceneggiatura contiene dialoghi e descrizioni di quello che accade nell'episodio, come in tutte le sceneggiature, del resto. Tuttavia, quello che voglio porre alla vostra attenzione sono le descrizioni dei personaggi apparsi nel corso della puntata. Infatti, in questo script, un personaggio, quando viene introdotto per la prima volta, viene accompagnato da una descrizione, che spesso e volentieri comprende la sua età. Per esempio, Cooper Howard, all'inizio dell'episodio, viene descritto come un affascinante cowboy sulla quarantina, la figlia Jenny come una bambina di 6 anni, mentre Lucy, nel momento in cui appare per la prima volta candidandosi per lo scambio con Vol 32, ha 20 anni. È interessante notare che in alcuni casi l'età dell'attore non corrisponda minimamente all'effettiva età del personaggio che interpreta. Prendiamo l'esempio Thaddeus, l'aspirante membro della Confraternita d'Acciaio, che durante la serie diventerà uno scudiero. Ecco, lui ha 20 anni, come Lucy. Tuttavia, se andiamo a vedere l'effettiva età del suo interprete, Johnny Pemberton, scopriremo che in realtà l'attore ha 43 anni. Lo ammetto, quando l'ho scoperto sono rimasto abbastanza scioccato. Comunque, mi voglio soffermare sulla descrizione di un personaggio molto importante. Maximus. Al momento del suo addestramento, Maximus ha 19 anni e, considerando che la serie TV è ambientata, come ci viene esplicitato nel primo episodio, 219 anni dopo la Grande Guerra, questo vuol dire che Maximus è nato nel 2277, anno in cui è ambientato Fallout 3. Ecco, sapere l'età di Maximus è fondamentale, perché, come penso ricordiate, da piccolo ha assistito in prima persona ad un evento molto importante. Mi riferisco alla distruzione di Shady Sands. In questo primo episodio, infatti, l'evento è mostrato per ben 2 volte. E ora vi chiederete quanto era piccolo Maximus? Quanti anni aveva quando è scoppiata Shady Sands? Secondo la sceneggiatura, Maximus aveva 6 anni, posizionando la distruzione di Shady Sands nell'anno 2283, ben 2 anni dopo gli eventi di Fallout New Vegas. Ciò confermerebbe che la fantomatica caduta o il declino di Shady Sands del 2277 non corrisponda all'esplosione della città. Non che ce ne fosse bisogno, secondo me, perché dopo l'evento c'è una freccia che continua e che poi punta all'esplosione, ma vabbè. Tra l'altro, è particolare che il declino di Shady Sands corrisponda con l'anno di nascita di Maximus. Che non sia un caso? Scherzi a parte, porre l'esplosione di Shady Sands in quel particolare anno sarebbe coerente anche con un particolare elemento della lore di Fallout. Infatti, com'è possibile scoprire in Fallout 4, nell'anno 2283 Arthur Maxon diventa anziano della Confraternita d'Acciaio, dopo aver ristabilito i contatti con gli anziani occidentali. Perciò, se la distruzione di Shady Sands fosse avvenuta anche solo un anno prima, sarebbe stato impossibile per Maximus entrare nella Confraternita, visto che è stato proprio Arthur Maxon ad introdurre la possibilità di reclutare estranei nella Confraternita. Infatti, la Confraternita di New Vegas è morente proprio per questa ragione. Quindi, abbiamo la conferma definitiva che Shady Sands esplosa nell'anno 2283? No.
e sarei intellettualmente disonesto se dicessi il contrario. Prima di tutto, questo copione non è stato rilasciato da Prime Video, da Bethesda o dagli autori della serie TV, e tra l'altro non è ben chiaro in che modo TV Writing abbia ottenuto tale documento. Nella serie TV non viene mai specificato se Norm, il fratello di Lucy, sia più grande o più piccolo della sorella. Secondo questa sceneggiatura, Norm avrebbe 22 anni e sarebbe il fratello maggiore di Lucy. E la cosa sarebbe anche coerente con l'età degli attori. Tuttavia, nelle schede dei personaggi presenti su Prime Video, Norm viene descritto come il fratello minore di Lucy, senza però specificare la loro età. Quindi una delle due descrizioni inevitabilmente si sbaglia, e onestamente tenderei a fidarmi maggiormente del materiale ufficiale presente su Prime Video rispetto ad uno script sbucato dal nulla. In conclusione, porre il 2283 come anno di distruzione di Shady Sands ha senso, secondo la lore di Fallout. Tuttavia, dobbiamo ancora aspettare una conferma ufficiale, che probabilmente arriverà con la seconda stagione della serie TV. So che il video potrebbe sembrarvi un po' inconcludente, e onestamente anche a me infastidisce il fatto di non avere una risposta definitiva. Tuttavia, credo che fosse necessario parlarvi di questo script in maniera chiara e onesta. Un ringraziamento speciale va a tutti gli abbonati del canale. E detto questo, io vi saluto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!